4 più 8 12. Bravo. Poi no. Ma che cosa c'è scritto? Vabbè, ma non è possibile. Ma ragazzi, ma allora leggiamo. 4. Ma sotto c'è un 8 più un... No, è impossibile, è impossibile. Ho sentito questo rumore. Lei deve fare meglio le domande. Riesce male, scappa. Niente, non abbiamo fatto in tempo. Ma che cos'è questo coso? E oggi purtroppo entreremo in una scuola veramente orribile. Sì ragazzi, nella scuola di Baldi, l'avete mai sentito? Mamma mia ragazzi, Baldi è un insegnante veramente cattivo. E se sbagli ti arriverà le botte con il righello. No, come le botte con il righello? Ma no, ma noi è siamo cattivo. A scuola per imparare, si va a scuola. Ma questo è cattivo, se non ne impari te le dà di santa ragione. 5 più 5? 5 più 5 è 10, non mi fa okay, sbagliare. No, allora, perché? Allora, mi raccomando, mi raccomando, voi lasciate un mi piace e a tutte le domande che non sapremo rispondere, scrivetelo qua sotto nei commenti. Esatto, ragazzi, aiutateci a rispondere a tutte le domande di questo prof pazzo. E mi raccomando, lasciate subito un bel mi piace e soprattutto iscrivetevi. Sì. Allora, Rebi, direi di scegliere la modalità più semplice. Questa è Baldi. Oh mamma, allora, quindi scegliamo la prima? La prima. La prima, ok. Allora, ragazzi, avete letto bene? Dobbiamo raccogliere 7 quaderni e poi scappare, ok? Ciao, ma tutto sporcato, ma tutto ok? Tutto bene, è il nostro maestro lui, sì, e questa è la scuola. Oh mamma, comunque siamo a 0 su 7, dobbiamo muoversi, dobbiamo trovare 7 quaderni. Andiamo in giro prima che si arrabbi il professor ci sta guardando, inquietante. Ci sta guardando. Ok, andiamo in classe, tu non ci guardare così però. Tutto ok maestro, tutto bene, ok, lì c'è un quaderno. No, non è il quaderno. Non è quello? Mi sa che non è quello. E allora quello laggiù, proviamo con quello. Eccolo. Guarda, uno. Dobbiamo risolvere, te lo dicevo. 7 più 1, 8. 8, mi raccomando non sbagliare, okay. Come? 3 meno 7, meno 4. 4. No, meno 4. Ma come meno 4? È meno, perché 3 è più piccolo di 7. No, 7 diventa 6, 5, 4 diventa. Ma è meno 4. Meno 4. È corretto, mamma mia. Te l'ho detto, 3 più 3, 6. 6, perché ti inganna oh, lui. Mamma, okay, wow, you sì. Ok, siamo passati ragazzi, prossimo livello. Mamma mia, ne abbiamo preso uno, hai visto? Oh mamma, sì, guarda, 1 su 7. Sì, però siamo nella classe di matematica, io uscirei. Andiamo perché via. Magari c'è una materia migliore, non lo so, ci sono le regole della scuola. C'è anche una monetina. Non prendiamo. Rubare i soldi al maestro. No! Ma non è, ma non sono suoi. Ok. Se non altro, Ok, adesso che cosa, chissà che materia sarà. Vediamo. Ah, è sempre matematica. Allora, 2 più 0 2. 2. Ok, fantastico. 4 più 8 12. Bravo. Poi no. Ma che cosa c'è scritto? Vabbè, ma non è possibile. Ma ragazzi, ma allora, leggiamo. 4. Ma sotto c'è un 8 più un... No, Rebi, è impossibile, è impossibile. Ho sentito questo rumore. Oh mamma. Boh, 0 0 0. No. Si è arrabbiato, guarda la faccia. Si è arrabbiato, si è arrabbiatissimo. Ok, però ne abbiamo risposte a 2. Vabbè, 2 su 3 è buono. 2 su 3 è sufficiente. Okay. Mamma mia, mai visto la sua faccia? Si è arrabbiatissimo. Ma come si faceva? Ha scritto un numero sopra l'altro. E là, cosa? Non andare da lui. Rebi, al righello. Guarda! Al righello! Scappa! Oh mio Dio, è impazzito. Aiuto! Sto arrivando a darsene. È un'altra classe. Sto arrivando per darsene, te lo dicevo. Scappa in corridoio. Oh mio Dio, aiuto. Di là, di là, di là. Qua c'è una porta, vai. Di qua. Di qua. Vediamo. Ma che è una scopa? Allora. Oh mio Dio. Una bevanda, ma che ne so. Vabbè, bevanda energetica ci serve, Ma chi è questo? No, ma siamo come? In punizione. Ma come in punizione? Avevo 10 secondi di punizione. Ma chi era quello lì? Ma non lo so, sarà l'aiutante. Non lo so, il bidello. Chi è? Non lo so. Rebi, lo sento, è qua. È uno specchio. Oh! Ah, no, lo spinner. Sì, ma ho capito. Non penso che si sia regalato lo spinner. Abbiamo perso perché si è trovato. Noi dobbiamo scappare da lui. Bravo Molly, non dovevamo sbagliare la risposta di matematica. Se non sbagliamo la risposta non si arrabbia. Perché esatto. Se si arrabbia si cerca. Esatto, quindi ricominciamo. Ciao professore, a breve. Sembra felice. Ma perché non abbiamo sbagliato niente. Giusto, siamo stati bravi. Allora andiamo. A breve se ne darà di santa ragione. Quadernino. Quadernino. Oh mamma. Allora 5 meno 7 meno 2. Oh bravo Molly. 5 più 4 9. Bravo.
Bravo Molly! 9+3? 12. Cioè, ragazzi, Molly! C'ho l'ansia, così, c'ho l'ansia! Molto bravo, vabbè, non è che è difficile. Vabbè. Allora, vediamo. Imparo anche le tabelline, forse. Imparo anche le tabelline. Ok. 4+6? No, basta, adesso voglio giocare. 4+6! Non ho mai detto che sono bravo nelle tabelline. Vabbè, hai detto imparo le tabelline. 7-7, 0. 3+5. Rispondi te? 8. 8? Io mi fido, No, aspetta, la so. Perché guarda, ha scritto che tutto quel numero è uguale a 7. Quindi il 7 è uguale per forza a 7. 7? 7. Brava, Remy! Ma cosa? Era 7! Guarda come sei arrabbiato. Ma era 7! Ok, oh, non facciamoci più vedere adesso, Non andarla a ricercare. È laggiù, non farti vedere. Andiamo via, prendiamo la monetina. Parte. Usciamo da lì. Dobbiamo scappare sempre il più possibile. Allora, non rientriamo qua. No, sei sicuro? Perché sarà col tizio prima. Ok, vai. Sala di disegno, la skippiamo. No, aiuto. Dobbiamo riposarci, stiamo andando sempre più piano. Guarda, c'è scritto sopra, la nostra riga è rossa. Ok, un attimo. Vediamo. Dove devo andare? Qua dentro? Proviamo. C'è un altro quaderno? Un altro quaderno. Vai. Allora, 4-7. Vai. Vai. E quant'è? Io devo scrivere. -3. Dai. -3. Ok. 9-5. 4, Molly. 4. Ma io ho paura che arrivi da un momento all'altro. Ah, 36, uguale 36, quindi 36. Ma perse scritto. Vedi, 9.000, 4.000 milioni. Va più. Bene, ma lì c'è un uguale alla fine, quindi sarà 36. 36. Brava. Perché? Brava. Perché? Brava. Ma non ho capito questa cosa. Cioè, fantastico. Uguale a 36, che cos'è uguale a 36? 36. Calma. Lo vedi? No. Non però lo vedo. Lui ci sente perché sopra c'è. Oh! Che sentivo ogni porta che aprivamo. Quindi veloce scappa. Oh, via, per pesare qua. Che cos'è? Ma che ne so? È la stanza degli armadietti. Only? Sculpa, allora, nascondiamoci dentro gli armadietti, forse. Possiamo? Vai. Ma non possiamo, Remy, cosa stai dicendo? Allora apri quei quaderni, magari sta arrivando, adesso si prende un'altra volta. Ecco, che è qua? Boost? Allora, andiamo. No, questa no, è la macchina. Remy, apri! Niente, non abbiamo fatto in tempo. Ma che cos'è questo coso? Buongiorno di nuovo. Sì, però, allora, io voglio dire questa cosa. Non scappare, fammelo guardare negli occhi, sto Baldi. Allora, senti, Baldi. Sai perché si chiamerà Baldi, secondo me? Perché è bold. Sai cosa vuol dire bold in inglese? Pelato, sei un pelato, no! Hai capito? No. Allora, voglio dire una cosa. No, dobbiamo risolvere. Noi li sappiamo queste cose. Però se lui li scrive male, cioè le domande. È colpa sua. Le domande vanno fatte precise. Quindi, -7. Vai. -7. Poi, -3. -3. Vai. 12. Bravo Molly. Ok, vamo. Wow, you exist. Bravi. Sono più veloce di te, quindi. No, in realtà volevo fartele fare a te. Infatti perché basta. Fai più ridere. Perché io le sbaglio ogni non tanto. Non le sbaglio, allora, prendo la monetina. Fai più ridere. Allora, vai di là. Andiamo di qua, infatti. No, dall'altra parte volevo. Ma non eravamo andati. Ah, di qua non si può andare. Dall'altra. Te la smetti di stalkerarci? Guarda lì. Ma non possiamo uscire. No. Non possiamo più uscire io da questa scuola. Io volevo andare nel giardinetto. Allora, vediamo qua. Andiamo avanti. Non si può andare. Allora andiamo. Andiamo in un'altra stanza. Dobbiamo andare per forza qua. Vai. Di qua. C'è un quaderno blu. Sorry, was too late. Ha fatto solo matematica perché non voleva fare altre materie. Quindi qui è solo matematica. È solo matematica. Allora 7. Vai. Poi 3, questo diventa sei. -3. Bravo Molly. Questo io farei. No, sbagliato. Ma non si può farla giusta. Sì, ma è lui che non scrive bene le domande. È colpa sua, ragazzi. Cioè, come facciamo a dare la risposta giusta se la domanda è il bidello? Ma il bidello quello? L'assistente, il bidello. C'è un altro quaderno là. Meglio non andare. Vabbè, però abbiamo preso solo 2 su 7. 2 quaderni su 7. Oh, chi cavolo è quello? Mamma. Non venire qua, bimba. Secondo me è una bimba che è scappata. No! No. Ci stanno iscrivendo. Ok, non si è preso. Perfetto. Non si è visto. Andiamo, chi è laggiù? Un dinosauro sembra. Cosa? No, dai. Ma perché? Ci ha messo in punizione. Ma sto qui con sta faccia. Vabbè, comunque impariamo un po' di geografia qua. Perché guarda, ci sono un sacco di mappamondi. Sì, ho visto. Ma io non ho voglia di imparare la geografia. Voglio tornare a casa. Vabbè, adesso. Perché usciamo. Questa è la scuola dei pazzi. Ma che è sta roba? Cos'è? Ma che è? Un mappamondo okay, vivente. Ok, io me ne vado. Ma dove vai? Io me ne vado. Là c'era il prof. Dobbiamo rientrare. Qua non c'era nulla. No, lì non si può. Oh!
Oh! Ma perché ci ha spinto? È un carrellino! Oh, ma lasciaci! Ehi, Baldi! Oh, amico! Niente, non è Baldi, è la Zubaldi, guarda! Attenzione! Come saltare la corda? Vai. Devi saltare la corda! Due, sta arrivando il prof! Vai, sto saltando! Tre. Sto saltando! Ma sto saltando! Su 5! Ma infatti perché? Perché? Sto arrivando da Baldi! Dai, vabbè, ma stavamo saltando. Allora, secondo me qui è buggato sia il gioco che il prof. No, è che noi siamo scarsi a risolvere le equazioni, le divisioni e tutto il resto. Ma non è vero, niente lì, dai. Basta, non ti salutiamo nemmeno. Ciao, prof, dove... no, ma ancora matematica? Ma ci sarà sempre matematica. 0 meno 7. 7. No! Meno 7. Meno volevo dire. Oh mamma, abbiamo rischiato. È 0, è meno, meno 6. Cosa stai dicendo? Nemmeno sta capendo niente. 6. 9. Mamma mia. Te le dico io, facciamo no, così. Mamma mia. Che disastro. E la mia testa sta esplodendo. Dov'è Baldi? Dov'è Baldi? Adesso non è arrabbiato perché noi siamo bravi, abbiamo risolto perfetto, tutto. Abbiamo risolto tutto. Vedi qua. Ah, sono così contento. Ah, sarà una monetina, sì. Anche una monetina addirittura. Attenzione. Prossimo. 4. Poi 9, 10 e 12. Poi. Ma fermo. Remy, non ce la facciamo. Io lo so. La risposta a questo è 0. Grande. No! Brava, complimenti. Dai. Guarda com'è arrabbiato. Ok, è arrabbiatissimo. Andiamo via subito. È arrabbiatissimo. Subito via. Ecco perché il numero di quaderni massimo è 2 su 7. Mamma. No, nella difficoltà difficile. Ma anche qui riusciamo sempre a prenderne solo 2. Veloce. Monetina. Ma tanto cosa facciamo con queste monetine? Riempiamo quelli lassù, che non so che cosa siano, però veloce, dovremmo riposarci perché non abbiamo più corsa. Vabbè, possiamo camminare molto qua lento. Non c'era nulla. Lì non c'è niente. Qua c'è un'altra porta. Vai, magari. No. Perfetto. Ma cosa? Ma basta! Ma non abbiamo fatto niente di male. Via, dobbiamo andare subito via, Rebby. Comunque queste classi si chiamano tutte 99. Le forbici. Magari le forbici hanno qualcosa di diverso. Vediamo. Prese. No, prese. Boh. Vediamo, ok. 0. Vai. Poi 3 meno 5 fa 2. Meno 2. Meno 2. Ma meno perché? 2. Ma che ne so, 1. 5. Mamma mia. Mamma mia, no. Via. Via che sta arrivando, dai. Oh mamma. E adesso? 3 su 7 però. Ah! Scappiamo. No, è lì. 3 su 7, è vero? Abbiamo 3 quaderni su 7. 3 su 7, non ci eravamo mai arrivati, Vai. No. Ma perché va così veloce? No. Ma ancora sto tizio? Vabbè, meglio che andiamo in punizione col tizio che... Punizione. Vabbè, sempre meglio. Però forse meglio. Sempre meglio, eh. Sempre meglio. Però arriva Baldi, mi sa, qua dentro. Ma qui dentro non può entrare. Dici, guarda quella che ha fatto. Oh, vabbè. Dici che non può entrare? Hai detto che non può. Avevi detto. L'avevi misurato, Remy. Non l'avevo Remy, misurato, l'avevi misurato. Non lo sapevo. L'avevi misurato. Ho sparato a caso. Oh, mamma. Ok, forse ce l'avevamo preso un po' troppo comoda. Ragazzi, io direi che basta. Per oggi basta. Scriveteci se sapete come riuscire a finire questo gioco, perché questa scuola è veramente disastrosa. Da noi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!